E l'assemblea di Assolombarda oggi era chiamata ad eleggere il nuovo presidente. Si tratta di Gianfelice Rocca, che andiamo a sentire in questa intervista. È d'accordo con la visione di Squinzi, è stato un intervento anche abbastanza critico nei confronti dell'Europa, di questa visione, ha detto essere miope, un po' distorta della nostra situazione. No, io sono d'accordo che l'Europa si è messa su una strada complicata e che respira con il respiro delle elezioni tedesche, e che trovare adesso il bandolo di questa matassa, che secondo me è possibile, ma come dicevo, con una moneta unica, passa attraverso un approfondimento dell'unione bancaria, unione fiscale e un'unione politica progressiva. Io non riesco a immaginarmi facilmente un'Europa federale, ma penso che queste cose possano alleggerire moltissimo, alleggerire ma non risolvere, perché il problema poi che dentro moneta unica i singoli paesi devono ritrovare la propria competitività, questa è una cosa che rimarrà comunque nell'Europa così come è costruita. E quindi è in mano nostra il tema di riprendere a essere competitivi, più innovativi, migliorare la produttività, avere una maggior capacità di essere flessibili nel mercato del lavoro senza che questo sia interpretato come un attacco ai diritti dei lavoratori, ma semplicemente come un pragmatico approccio al tema. Giovannini ha detto sì, revisione della riforma Fornero, come avete richiesto, insomma, come blocco, però non smantellamento. No, ma il principio della riforma Fornero, figurarsi se noi non auspicheremo che i giovani possano avere un contratto a tempo determinato, però io credo che anche i giovani si rendano conto che il mondo è cambiato moltissimo. Questo è un mondo dove una volta uno pensava di lavorare in una cosa e restare tutta la sua vita in quello stesso mestiere. Stiamo inseguendo un animale che parzialmente non c'è più, quindi io auspico un concreto lavoro che deve essere fatto non in senso generale ma sui singoli lavori, perché è diverso trovare soluzioni per l'Expo o trovare soluzioni in un settore come il call center, trovare soluzioni come i produttori di macchine e utensili. Io credo che noi dobbiamo riportare i giovani nelle fabbriche, i giovani dentro il lavoro. Questo è il tema principale. Se la riforma che propone Giovannini o la moratoria accompagnata da altri strumenti funzionerà, per me quello che conta è misurare tutto questo concretamente nel capire come è fatto il mercato e come riusciamo ad aiutare i giovani a entrare in questo momento nel mondo del lavoro. Poi sarà il momento la stabilizzazione. Nel suo passaggio ha citato la questione settentrionale, per risolverla o per affrontarla bisogna più partire da riforme istituzionali o ed economiche? Secondo me la crisi settentrionale o la questione settentrionale si risolve anche molto trovando soluzioni tipo quella dei lender tedeschi, cioè io spiegavo che se noi potessimo avere più facilità di movimento, attenzione che questo non è scissionismo, non è separatismo, è semplicemente una diversa organizzazione dello Stato per riportare la capacità di decidere più vicina e più rapida. Ecco, questo è il lender, questa è la situazione di Monaco, è la situazione. Io sono convinto che una Lombardia con le sue industrie così come sono, con le sue università, con un'organizzazione tipo lender può volare, quindi a noi questo compito, perché è un compito che vediamo vicino e che non riusciamo a toccare, quindi questa è la più grande sfida e il tempo occorre e noi dobbiamo farlo in fretta, sennò i danni saranno permanenti. La mia convinzione è che tutto il percorso delle riforme deve contemporaneamente declinarsi con una chiarissima comprensione di cosa succede in basso, cosa succede nelle imprese, cosa succede nei territori. E quindi è soltanto confrontando, mi è capitato di farlo nel campo dell'education in cui noi operavamo a livello diciamo centrale ma dialogavamo con i migliori presidi delle scuole. Noi dobbiamo, e la Lombarda e la Lombardia e Milano deve verificare concretamente, dialogare sulle riforme perché conosce come quelle riforme avranno un impatto pratico sull'economia. Quindi è un dialogo che parte dal basso e dall'alto per trovare concretezza. Vi ricordo che una delle debolezze italiane assolute non è tanto continuare ad annunciare riforme ma eseguirle. Noi nell'esecuzione siamo veramente ad un livello molto basso.